Buon pomeriggio a tutti. Vi porto un po' in giro, come ogni buon sabato pomeriggio di questi ultimi tempi. Non ci siamo mai fermati, sempre al lavoro per il nostro paese, sempre. Così aspetto un po' che cominciate a diventare più numerosi, così vi racconto un po' di cose belle, ecco, perché oggi sono davvero contento, insomma particolarmente soddisfatto. Sto facendo una passeggiata sul nuovo viadotto Himera, quello che è venerdì prossimo, 31 luglio, contro ogni previsione, vi ricorderete, io è un paio di mesi che lo dico che l'avremmo finito, completato, riaperto, ridato ai cittadini, percorribile, e ce l'abbiamo fatta, ma il 31 daremo la dimostrazione plastica, perché chi vorrà potrà poi passare con la propria automobile, col proprio mezzo, per andare da Catania a Palermo senza problemi. Sto facendo una passeggiata così per godermelo un po', così permettetemi questo privilegio, se volete. Ci abbiamo lavorato così tanto che adesso farmi una passeggiata in solitaria accompagnato da voi, dei vostri commenti, è la cosa più bella, insomma. C'è come sempre un po' di vento, quindi l'audio sarà probabilmente disturbato, ma io cerco di alzare un po' la voce, tanto ne ho anche da vendere. E niente, vi volevo raccontare quelle che sono state le difficoltà anche che abbiamo avuto. Insomma, non è andato tutto liscio, anche oggi insomma stiamo aspettando un camion con le barriere che arriva perché ha avuto dei ritardi, insomma si accumulano sempre. L'importante è essere pronti con la soluzione sempre in tasca per poter risolvere i problemi, perché chi in qualche modo molla poi è perduto, perde. Noi invece non solo non vogliamo perdere, ma soprattutto non vogliamo deludere i tanti cittadini che credono in questo governo, che credono nel Movimento 5 Stelle, che in qualche modo si sono affidati, e vogliamo soprattutto anche convincere quegli scettici che ci guardano e guardano l'operato di questo governo dicendo vediamo che sapete fare. Beh, dimostriamo, diciamo, con tranquillità quello che poi alla fine riusciamo a fare. Allora, adesso io mi giro, dopo che ho finito, perché l'ho percorso tutto, vi giro la telecamera e lo potete vedere. È veramente, ormai è anche asfaltato, ci sarà il tappetino per andarlo a finalizzare, sarà quello sul quale poi percorreranno i camion, le macchine, su questa strada potranno andare avanti e indietro. Le barriere che adesso vi faccio vedere che hanno cominciato a montare, se sentite un po' di casino di martelli pneumatici è perché ci sono gli operai che stanno lavorando. Lavorano oggi, che è sabato, lavorano domani, che è domenica, non ci fermiamo, perché fino al 31, quando faremo una inaugurazione, anzi io preferisco chiamarla più che inaugurazione perché ho grande rispetto della Sicilia e dei siciliani, dopo 5 anni invece che una inaugurazione facciamo una restituzione ai siciliani, e la facciamo perché è doveroso farla, la faremo con sobrietà chiaramente, ma godendoci anche quello che sarà un momento di festa. Sapete, in tanti mi avete scritto dicendomi che il 31 volete essere qui, ora area di cantiere da mettere in sicurezza permettendo, ovviamente, quindi qualche disagio, magari non potrete arrivare fin sotto il ponte, permettetecela questa cosa, magari vi potrete vedere da lontano, da dove si può, da dove le forze dell'ordine permetteranno di poter stare. Ci sono le norme anti-Covid, non ci dimentichiamo, sul distanziamento, e quelle vanno anch'esse rispettate, e comunque piano piano insomma ce la godremo, quindi sarà anche un momento di festa, alleggeriamo la tensione. Questo ponte si è caricato di tantissima valenza politica, è stato per un anno oggetto di confronto con il ponte Morandi di Genova, a parte il fatto che non possono essere messi a paragone, in primis per quello che significa il ponte di Genova, il disastro, le 43 vittime e tutte queste questioni che chiaramente non possono essere paragonabili a quello che è successo qui. Poi lì era una struttura commissariale, si è fatta in fretta per questo motivo. L'Italia che vorremmo vedere veloce, concreta, che costruisce bene in fretta, e questa cosa la dobbiamo riportare qui, e sono state delle procedure ordinarie che però negli ultimi 2-3 mesi sono state
accelerate perché ci siamo messi in testa che dovevamo aprire il 31 di luglio. Quindi è stata una grande sfida. Vedete, qui sono questi pali che sono praticamente i pali del guardrail, verranno messi in questi buchi che già sono stati fatti a terra. Adesso sta arrivando il camion con i tiranti, con le resine. Qui ci sono già tutti i guardrail per terra, verranno montati, quindi fra lunedì e martedì verranno completate. Dopodiché, la rigiro così mi vedete, c'è sempre vento, dopodiché vi dicevo ci sarà la prova di collaudo, quindi martedì facciamo la prova di collaudo con i camion messi sopra che passeranno. Ormai state diventando anche voi degli esperti di cantiere, mi fa piacere, perché chi ne sa non viene preso in giro, quindi informatevi, io continuo a informarvi per tutte quelle che sono le dinamiche dei cantieri. E soprattutto andiamo avanti poi con gli asfalti, quindi poi mercoledì sera si asfalta col tappetino finale, facciamo la segnaletica orizzontale, si monterà la segnaletica verticale, tutti i cartelli e tutto quanto, e poi venerdì siamo pronti. Venerdì qualche sorpresa, perché mi fa piacere anche poter fare qualche sorpresa che vi svelerò ovviamente nei giorni a venire. Non fatemi dire tutto oggi, sennò diventa davvero, davvero inutile. Però è davvero molto bello, tante macchine che passano, tanti con i camion che passano, che in questo momento suonano con i clacson, stanno salutando, qualcuno magari imprecherà dicendo ah finalmente avete fatto tardi. Beh, è vero, sono passati 5 anni. 31 luglio 2015 il Movimento 5 Stelle, tagliandosi lo stipendio alla regione siciliana, apriva la trazzera con 360.000 euro di soldi, dei propri stipendi restituiti. Io ero lì insieme a tanti altri colleghi che davvero hanno scritto con me una pagina di storia, di civismo, di cittadinanza attiva, di bene popolare, di amore per la propria terra, chiamatelo come volete, ma è successo quello lì e abbiamo aperto quella strada. 31 luglio 2020, esattamente 5 anni dopo, no, chi l'avrebbe mai detto, ma ci sarò di nuovo io, stavolta invece ad aprire il viadotto e quindi a ridare ai siciliani la normalità. Ora, su questa autostrada ci sono tanti altri cantieri che devono essere chiaramente ripristinati, metteremo il turbo perché col DL semplificazioni voi sapete che abbiamo messo il turbo a questo paese e adesso dobbiamo cominciare a muoverci. Io sto facendo già tante riunioni, stamattina ne ho avuto una con i parlamentari perché ora va in conversione e devo dirvi che i nostri parlamentari hanno fatto davvero un enorme lavoro, voglio ringraziarli proprio davvero tutti, sia i deputati alla Camera che i senatori, sono stati davvero bravi e ci hanno messo davvero l'anima a fare questo lavoro incredibile. Abbiamo secondo me scritto anche una bella legge, un'ottima legge che darà tante soddisfazioni, e con quella legge lì potrete vedere le opere pubbliche essere realizzate con la stessa velocità e la stessa concretezza che ci sono state a Genova, direttamente sotto casa vostra. E io ho già tante idee in testa su da dove partire, quali strade cominciare personalmente a volere, ecco, fatemi dire, aggredire dal punto di vista della tenacia, dell'impegno, perché voglio vedere finalmente che tante zone del nostro paese che sono state dimenticate, e non mi riferisco soltanto al sud, perché badate bene, si aspettano i ponti sul Po della Lombardia, che è ricca ma che ha bisogno di quelle infrastrutture che veramente da decenni non vengono realizzate, ristrutturate, anzi in modo migliore, ma poi quelle ferroviarie, l'alta velocità che deve portare il treno fino a Taranto e quindi tutta la dorsale adriatica che corre dalla Puglia, che corre dal Molise, che corre dalle Marche e tutte quelle regioni magnifiche che ci sono lì. Il treno della Ferrandina, portare il treno finalmente, un'alta velocità che finalmente possa passare da Matera, ex capitale italiana della cultura, senza treno, ha fatto numeri meravigliosi, ha regalato le sue bellezze al mondo, ma chi ci arrivava davvero facendo della roba eroica. Ecco, chi fa il turista o semplicemente chi lavora e magari guida un camion fa solo quello, non dovrebbe fare anche l'eroe contemporaneamente. Quindi mettersi in testa di fare tante cose importanti e con recovery fund, secondo me dobbiamo prendere tanti soldi da investire nelle infrastrutture e ridare a sto paese una veste migliore. Superare il gap nord-sud, ma soprattutto infrastrutturarlo per accogliere le nuove sfide dei mercati che devono provenire. L'Italia è un paese tecnologicamente avanzato, ma siamo rimasti indietro. Quello che abbiamo raccontato di ASPI, quello che sta succedendo in questo momento
in Liguria, è frutto proprio del fatto che chi si godeva gli introiti, i soldi dei beni dello Stato, poi non spendeva neanche una lira per andare a fare le manutenzioni. E oggi che il Ministero delle Infrastrutture ha diramato le linee guida per la sicurezza nelle gallerie, lì direttamente in Liguria hanno chiuso una marea di gallerie e il traffico è andato in tilt. Adesso il 29 ritornerà un pezzo di normalità, però questo significa che Benetton e Aspi non hanno fatto assolutamente nulla negli anni in cui si intascavano i denari delle concessioni e dovevano salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dovevano garantire la manutenzione di quell'infrastruttura. Quindi c'è tanto da fare. Questo per me è un altro traguardo, piccolo se volete, ma simbolicamente e politicamente enorme. E vi ricordo che su questa cosa qui in tanti si sono pronunciati. Noi vogliamo semplicemente ripartire da questo pezzo di autostrada siciliana per raccontare all'Italia che c'è tanto lavoro da fare e che lo vogliamo fare. Quindi vi voglio bene, vi ho disturbato ancora una volta di sabato pomeriggio, però io non mi fermo perché non ne voglio perdere neanche una di sfida, e quando non ce la farò mi assumerò tutte le responsabilità. Ma quando le vinciamo voglio dividerla con voi, voglio dividere con voi il successo, voglio dividere il merito con chi ha lavorato sul cantiere, dal primo all'ultimo degli operai, dal primo all'ultimo delle aziende, dal primo all'ultimo dei tecnici di ANAS, perché ci hanno messo davvero il cuore al di là di ogni situazione che si è fatta professionalmente parlando e per lavoro. Quindi era solo questo. Ciao da una bellissima giornata, da un bellissimo sabato pomeriggio di sole siciliano. Vi auguro il meglio, vi auguro buona domenica, state bene e soprattutto forza, forza, non molliamo mai. Ciao!